Sono molte, molte seggiole. Buongiorno a tutti, grazie che avete potuto venire, altri non hanno avuto questa possibilità o avevano altri impegni, perché è importante la domenica stare insieme, un po' parlerò anche di questo, e condividere la parola del Signore, prendere il pane insieme, fare la cena del Signore, che è veramente un momento importante della nostra vita personale e comunitaria cristiana, quindi fa piacere che siete qui. Piacere di vedere anche Franco dopo una settimana difficile, per te, per la vostra famiglia. Immagino che Cristina è rimasta a casa a che fare, da fare con la bambina, gli altri forse sono usciti e sono andati via qualche giorno, a quanto ho capito. Comunque salutali, salutateli da parte nostra. Questa mattina andremo a vedere due brani, in particolare uno, sono due i brani, ma su uno in particolare, diciamo, mi soffermerò un pochino per dare alcune, per fare alcune riflessioni. Uno dal Vangelo di Luca, al capitolo 24, e un altro, brani che conoscete benissimo, mille meditazioni abbiamo fatto su questi, è nato su Atti al capitolo 8. C'ho una prima diapositiva. Eccola. Penso che forse intuite che cos'è, forse, magari pretendo troppo. Siamo nati in Atti al capitolo, Luca al capitolo 23, Gesù incontra due discepoli sulla via di Emmaus, un momento molto particolare della vita loro, ma anche, diciamo così, della vita sua. Questo è così, è un dipinto, un disegno che ci vuole ricordare questo momento. Questa è la prima storia che andremo a toccare, su cui, dicevo, un po' mi soffermerò. La seconda invece è questa, in Atti al capitolo 8, qui c'è Filippo, l'eunuco, e le ho messe insieme. Ho cercato di trovare qualcosa in comune, secondo me c'è qualcosa in comune, a parte l'autore, che è lo stesso, Luca, e quindi la sua ispirazione, il suo modo di presentare Gesù e le situazioni della vita e le situazioni dei discepoli sono le stesse, però sono due situazioni diverse. In una è presente Gesù, nell'altra c'è uno dei suoi seguaci, uno dei suoi, diciamo, apostoli, se vogliamo, non proprio apostoli nel senso tra virgolette, ma uno dei suoi discepoli. E queste storie raccontano, secondo me, l'avventura dello Spirito Santo. Mi è piaciuta questa espressione da usare, l'avventura dello Spirito Santo. E soprattutto la seconda, ma anche la prima, l'incontro con gli altri e la testimonianza dei discepoli di Gesù, soprattutto quella che viene poi fatta da questi discepoli. E così, con questi due brani, Luca ci vuole introdurre in questa grande avventura, dicevo, che è quella del discepolato cristiano, che comincia più o meno qua, in questo periodo storico, in questo momento della vita di Gesù e della vita dei discepoli. Sì, forse Filippo aveva già cominciato, di Gesù, che devo dire, Gesù è stato tutto una missione la sua vita, tutta una testimonianza, quindi, però è un momento un po' particolare. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 15, questo brano benissimo che dice che dobbiamo rendere conto della speranza che è in loro, in voi, in questo caso loro, ma anche in voi, dice Pietro. Quindi Gesù manda i discepoli proprio perché rendano conto di questa speranza. Riflettevo che non è un cammino facile, queste due situazioni, quella soprattutto dei due discepoli che incontra Gesù, non è sempre un cammino facile quello di rendere conto della speranza che è in voi, che è in noi, che è in loro, va bene? In tutti. Non so se siete di questo avviso, io la penso così. Forse a volte ci sentiamo inadeguati, sì, ma che volte non sappiamo cosa dire, a volte non sappiamo cosa fare. Cioè siamo scoraggiati, siamo delusi, siamo inadeguati e pensiamo che il Signore non fa quel che deve fare. Allora facciamo così, usiamo questa espressione, facciamo così. Noi speravamo, eccola qua, questo è un po', noi speravamo. Non è un termine che mi sono inventato perché è scritto qui nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca,
Adesso lo andiamo a leggere esattamente, siamo nel capitolo 24, al versetto 21. La loro storia la conoscete, la riprenderò molto brevemente, ma il versetto 21 dice: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Noi speravamo. Rifletteteci, questo verbo di sperare coniugato al passato è un verbo triste, è un verbo negativo, tra virgolette, un po' come ma io amavo, io. Tutte queste cose qua sono espressioni che non ci danno una buona prospettiva per il futuro, no? Quindi noi speravamo, noi abbiamo tanto sperato, vogliamo fare così, noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose, eccetera, eccetera. Sappiamo che lui camminava lì sulla strada, no? E così, dicevo, questo verbo coniugato al passato è un po' triste. E Gesù incontra loro sulla strada, diciamo di Emmaus, per dire, no? Allo stesso modo come Filippo incontra questo eunuco, che non dice proprio, non era proprio disperato, però era in difficoltà perché non riusciva a capire la parola di Dio, il libro di Isaia che in quel momento lui stava studiando. Diciamo che anche lui sperava, questo lo aggiungo io, di poter capire da solo la scrittura, cosa che invece a volte non è possibile, c'è bisogno dell'aiuto, c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di capire, quante volte l'abbiamo detto. Quindi hanno qualcosa in comune queste due situazioni, c'è qualcuno che gli viene in soccorso, nella prima addirittura Gesù che li porta dal noi speravamo, li porta a sperare, e nella seconda è Filippo che gli spiega cosa c'era dietro questa immagine di Isaia e così lo porta ad essere infelice, allegro, ad essere, diciamo, a vivere pienamente l'espressione della speranza. Quindi nella prima storia, dicevo, ci sono due discepoli che se ne vanno un po' disperati, abbiamo detto speravamo che fosse lui che fosse venuto a salvare. Ma ecco, qui c'è una cosa bella, Gesù li incontra per recuperarli alla fede e alla speranza. Gesù li incontra, gli appare e li riporta alla speranza. Quindi questo incontro ha proprio il senso di cambiare proprio il tempo di questo verbo. Dal noi speravamo li porta a sperare e li riporta nella comunità cristiana. Quindi sono tre azioni che fa qua Gesù. Li porta alla speranza, gli insegna la scrittura, sappiamo che sta poi con loro, gli insegna il senso della comunione fraterna e loro recuperano il senso della comunione fraterna, infatti poi ritornano, sappiamo che erano sulla strada di Emmaus per andare a Emmaus, ma dopo questo incontro con Gesù, dopo essere stato con loro, tutti felici e tutti contenti ritornano a Gerusalemme e vivono un po' la comunità con gli altri in preghiera. Questo è un po' il senso di questa storia, detto in tre parole. E spesso questa è anche la nostra storia, dicevo, che tra dubbi, fedi, tra dubbi della fede, delusioni di fronte a Dio che non ci aiuta, non è vicino a noi, sembra a volte che sia così lontano, non so se tante volte ho sentito queste espressioni qua. E così abbiamo bisogno che qualcuno ci riporti, di incontrare qualcuno, no? E questi due discepoli si mettono a discutere con Gesù, che si presenta appunto come viandante, poi lo invitano a cena, dicevo, e rimane e spezza il pane con loro. Improvvisamente lo riconoscono e in loro si riaccende la speranza. Ritornano in fretta a Gerusalemme, dicevo, e quindi continuano la loro attività di discepolato, di essere discepoli del Signore. Mi chiedevo come possiamo oggi attuare questo incontro e ritornare a crederlo vivo, vicino, perché loro lo sentono vivo, vicino. Ci sono delle bellissime parole qua, dice: ma noi ti sentivamo quando tu ci raccontavi, ci spiegavi le scritture, no? Come fare a crederlo vivo, vicino a noi, interessata alla nostra salvezza? Questo è un po'. E questo episodio, appunto, dicevo, ci mostra le conseguenze che il Gesù risorto fa sui suoi discepoli. Conversione dalla disperazione, erano disperati,
alla speranza, ricapitolo questo concetto che ho già detto prima, conversione dalla tristezza alla gioia e conversione alla vita comunitaria, che sono gli elementi secondo me più importanti della vita cristiana, sono quelli che ci fanno essere cristiani e vivere la vita della Chiesa. Questa stessa circostanza, diciamo così, qualche tempo dopo, capita in Atti al capitolo 8 a questo funzionario della regina di Etiopia che ritornava da Gerusalemme, come dicevo prima. Questa storia è raccontata in Atti al capitolo 8, dal versetto 26 e al versetto 40. Leggeva il libro di Isaia, ma non capiva, non riusciva a capire il significato. Questo ci dice il versetto 34. Anche qui improvvisamente gli si affianca un viandante. C'è sempre un viandante nella nostra vita, se ci pensate, qualcuno che ci aiuta a fare un tratto di strada quando siamo in difficoltà, pensateci, non deve per forza essere un'apparizione miracolosa, però qualcuno che si affianca a noi nella vita e ci aiuta a fare quel tratto che ci guida e ci mette in connessione con Gesù. E si mette a spiegare le scritture, cominciando appunto dal lieto messaggio di Gesù, è Filippo questo viandante, no? E così si fermano vicino all'acqua e questo funzionario chiede di essere battezzato, riprende la gioia e cammina il suo cammino. Quindi ho accostato questi due brani proprio perché hanno una storia simile, persone senza speranza che speravano di capire, speravano in Gesù, ma invece erano rimasti delusi, invece recuperano un po', diciamo, questa speranza. Questo era un po' il senso dell'avvicinamento di questi due brani. Il protagonista, secondo me, come ho detto già in un'altra meditazione, è sempre lo Spirito Santo, soprattutto nel libro di Atti, che è presente. Ho detto prima che c'è l'avventura dello Spirito Santo, il libro di Atti è proprio l'avventura dello Spirito Santo. E così abbiamo la possibilità, tramite lo Spirito Santo, addirittura con Gesù, per quanto riguarda la prima storia, di poterci riaccostare e riprenderci la speranza. Cosa fa Gesù? Vediamo che fa una cosa che dovremmo fare anche noi, e cioè si mette in cammino con loro. Un primo passo che noi possiamo fare, e che qualcuno può fare con noi quando siamo un po' disperati, quando speravamo, nel senso che le cose non vanno come devono andare, è quello di camminare con le persone, star vicino alle persone. Dicevo, avevano il volto triste, al versetto 21 abbiamo appena letto, noi speravamo che fosse lui che salva Israele, e anche le nostre attese a volte sono sbagliate o comunque sono mal riposte o comunque non succede quello che volevamo, perché noi ci aspettiamo sempre un Dio vincente, capace di sbaragliare ogni cosa, ma non è sempre così, soprattutto non lo è magari sempre a disposizione del nostro bisogno, nei momenti in cui lo vorremmo noi, capace di risolvere tutti i nostri guai, eccetera, eccetera. Aggiungete tutto ciò che volete. Ma si presenta un viandante, un Dio che io qui ho definito fallito sulla croce, veramente umiliato al 100%. Con un Dio fallito sulla croce il dubbio, il sospetto nasce, questi discepoli si erano persi. Dice 1 Corinzi 1 al versetto 23, mentre i giudei chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza, noi invece predichiamo Cristo crocifisso, scandalo dei giudei e pazzia per i pagani. C'è una pazzia un po' in questa storia, non è proprio facile, quindi a volte per questo la fede dei cristiani, no? Perché non è tutto lineare, tutto regolare, non è tutto efficiente, ci sono delle situazioni che a volte sfuggono, non è tutto dimostrabile come nella scienza, come nella tecnica, eccetera, ci sono delle situazioni diverse, cose da donne si diceva a quel tempo, no? C'è un'espressione proprio, mi sembra, in queste pagine che dice no, ma la fede è una cosa da donne, riferite soprattutto alle prime testimonianze di quanti erano state donne a vedere il sepolcro vuoto. Ma Gesù reagisce e li invita a leggere in profondità la scrittura. Sappiamo che sta con loro. Cominciando da Mosè, dice al versetto 27, siamo sempre a Luca al capitolo 24,
Spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, gli fece come se volesse proseguire, lo trattennero, quindi gli spiegò tutte le scritture. Bello questa espressione, che è importante capire le scritture. E da lì gli ha spiegato anche il senso sicuramente della sua morte, e così ha un senso anche alla sua resurrezione. Versetto 25 dice: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non doveva che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E così loro pian piano riescono a capire, appunto, cominciando da Mosè, gli spiega un po' tutta la storia. Il loro cuore si scalda, il loro cuore si illumina. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via? Ecco, quando c'è qualcuno che sperava, che senza speranza, bisogna conversare, stare insieme, stare in compagnia. Questa è la strategia che ci insegna Gesù, che io vedo ancora valida anche oggi. Abbiamo a volte anche qui delle persone che hanno meno speranza. Ma io speravo che, ma io credevo, ma io. Dobbiamo... lo dico anche riferito soprattutto a me, che magari non lo faccio abbastanza, dobbiamo camminare insieme a queste persone. So che a volte può non essere facile, ma dobbiamo farlo. Non mi piace il termine dobbiamo, ma è necessario farlo, ecco, diciamo così, se si vuole tornare ad una vita comunitaria piena. E quindi il cuore si scalda. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Ecco allora che nasce il desiderio della preghiera, l'invito. Resta con noi, gli dicono. E così Gesù, tramite questa forma di viandante, gli si è proposto in forma un po' discreta, non è stato invadente, no? Però pian piano poi sta con loro, gli aprono la porta, li invitano ad entrare, insomma, e pian piano cominciano anche e poi lo riconoscono. Quando è che lo riconoscono pienamente? Al versetto 31, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro gli occhi e lo riconobbe. E questo è un segno molto importante, che è il secondo segno che secondo me è importante per fare una vita comunitaria piena. Abbiamo detto prima quello dell'incontro, per portare, del camminare insieme, per recuperare la speranza. Il secondo è quello di spezzare il pane insieme, di fare la cena del Signore. È il segno che Gesù ha, nostro Signore, diciamo, ha usato un termine, perdonatemi, viene questa espressione, ha inventato. Non è bello, ma insomma è un segno che ha messo in atto proprio perché così possiamo incontrarlo e continuare ad incontrarlo nel tempo. Rifare questo gesto, noi incontriamo continuamente il Signore. Infatti in Luca 22, versetto 19, fate questo in memoria di me. E noi continuiamo a farlo. Io credo che sia un gesto molto importante questo dello spezzare il pane. Il culto che celebriamo la domenica mattina, forse dobbiamo dargli più importanza. Qualcuno mi disse una volta che forse noi la domenica con troppa leggerezza, sto parlando in generale, non sto riferendo niente a nessuno nello specifico, io stesso sono mancato domenica scorsa, perciò non è che posso andare tanto lontano, però quello di stare insieme la domenica forse un momento importante, perché è un passo di questo cammino per ritrovare la piena speranza nel Signore, altrimenti è sempre un noi speravamo. Essere alla mensa del Signore, prendere i simboli del pane e del vino, è un modo per ripetere ogni domenica questa storia di Emmaus, non soltanto la morte e la resurrezione, ma ripetere ogni domenica questa storia. E così la nostra fede si alimenta, secondo me nel fare questo la nostra fede si alimenta, si carica, come l'esperienza personale di questi discepoli si carica, diventa più piena, diventa più importante. Abbiamo al versetto, questa esperienza personale fa sì che loro trovano poi la forza, dopo aver visto il Signore, di tornare
a Gerusalemme, e al versetto 34, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone, come se essendo apparso alle donne non fosse stato sufficiente, è apparso a Simone, quindi è apparso anche un uomo. La comunità cristiana quindi parte proprio da questi simboli, dalla perseveranza nel stare insieme, come diceva anche il libro di Atti, all'inizio erano sempre insieme, vi ricordate il famoso brano Atti 2,42? Così stavano insieme, pregavano, c'era la madre di Gesù, c'erano i discepoli. E questa esperienza di comunione con i fratelli aiuta poi a far crescere in noi la capacità di testimoniare. Infatti tutti poi riacquistano forza e voglia e desiderio di testimoniare il Signore. È interessante che noi andiamo a volte, veniamo a volte qui, ma non, forse lo facciamo in modo ripetitivo. Non voglio sottovalutare la nostra presenza domenicale né il nostro atteggiamento nell'essere qua. Però questi brani ci fanno capire, queste storie e altre del libro di Atti ci fanno vedere quanto era importante stare insieme e condividere il pane, il vino e ripetere questi gesti ogni settimana. Proprio, ci vedo proprio un insegnamento di Gesù, questo qui, di camminare insieme, prendere il pane e poi alla fine ritrovare la forza per testimoniare l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, che è Cristo Gesù, come dice Cristo Gesù uomo, come dice Paolo in 1 Timoteo 2 al versetto 5. Il nostro cammino scoraggiato, te lo speravamo, a volte si intreccia con quello di Gesù che ci ridà la speranza, come abbiamo visto qua. Vediamo quest'altra diapositiva. Ecco, a un certo punto, vedete, fa riferimento anche ad Atti 20-29, dopo che state insieme loro sparì dalla loro vista, anche a noi è lasciato solo il segno, a noi cui va la beatitudine di credere senza aver visto. Noi oggi abbiamo la possibilità di credere senza avere visto. Forse non ci rendiamo conto di questa, io l'ho chiamata beatitudine, di questa grande possibilità che abbiamo, quella di stare insieme, di credere, di avere la possibilità di spezzare il pane e di riprendere quindi la speranza. Ora abbiamo speranza. Quando facciamo la cena del Signore, quando stiamo insieme, quando la condividiamo, quando studiamo le Scritture, quindi con questo percorso quindi che Gesù ci fa vedere in queste pagine, in queste storie, noi riacquistiamo il senso pieno della speranza. Non è più un speravamo, amavamo, pensavamo, credevamo, metteteci tutti i verbi che volete che sono tutti in senso negativo, ma possiamo avere e vivere pienamente la speranza. Che il Signore ci aiuti a riacquistare, ad acquistare, se abbiamo perso, e ad avere sempre forte il desiderio di condividere insieme, lo stare insieme alla domenica, come ci ha insegnato, di prendere il pane, prendere il vino, pregare, avere un momento di riflessione e cantare, così come ci insegna la Scrittura. Preghiamo perché il Signore ci aiuti in questo a farlo nella nostra vita. Preghiamo. Grazie Signore perché abbiamo visto da questi esempi, soprattutto dal primo, questo di questi discepoli, come tu segui le persone che hanno perso speranza o hanno perso la guida o si sono persi. Tu cammini con loro, tu li insegui e tu li raggiungi in segreto nel loro cuore. Poi fai capire qual è l'importanza che tu hai avuto nel mondo, nella storia della Bibbia, nella storia umana. E poi insieme spezzi il pane. E lì, Signore, ti hanno riconosciuto, hanno capito che tu sei il Signore. Fa che questo possa succedere anche noi, che quando possiamo stare insieme, possiamo sempre capire che tu sei con noi e che questo è l'insegnamento che ci dai, quello di metterlo in pratica.
perdonaci, perdona anche a me, cioè questo non è sempre da me praticato con costanza, con quella passione e quell'amore fraterno che tu vuoi da tutti noi. Come sempre, Signore, ti preghiamo e ti ringraziamo per mezzo di Cristo. Amen.